È una rete ferroviaria da medioevo, quella che emerge dallo studio Pendolaria 2018 di Lega Ambiente, su cui si è soffermata la CGL. Dal 2011 a oggi, in meno di dieci anni, il trasporto regionale su ferro ha subito un'involuzione senza precedenti: taglio dei servizi, meno 9,6%, aumento delle tariffe, più 25%, e vertiginoso calo dei viaggiatori, meno 40%, che sono passati dai 23.530 utenti giornalieri del 2011 ai 14.140 del 2017. Si aggiunga a tutto questo la presenza di materiale rotabile vecchio e il fatto che in Abruzzo l'82% delle tratte è a binario unico contro il 57% della media italiana. Non stupisce pertanto che la tratta ferroviaria Pescara-Roma sia percepita come tra le 10 peggiori d'Italia, così come rivela lo studio pendolaria 2018 di Lega Ambiente, analizzato anche da Carmine Ranieri, segretario della CGL per Abruzzo e Molise. L'Abruzzo è in controtendenza rispetto ai dati nazionali che vedono invece un un aumento dei passeggeri eh, sui, sui treni e quindi noi crediamo che, venga, che sia messo in discussione il diritto dei cittadini alla mobilità, non ci sono stati investimenti sulla rete ferroviaria, questo crea un gap importante nella nostra regione rispetto al resto del, dell'Italia anche perché lo sviluppo di una regione dipende anche dal suo sistema di collegamento. Tra l'altro l'Abruzzo ha eh, un gap infrastrutturale non soltanto sui treni, sulle rotte, ma eh, su tutto il trasporto, quindi abbiamo anche delle linee di comunicazione su strada eh, dove oggi i pedaggi sono molto alti e dove è necessario fare interventi di manutenzione e soprattutto abbiamo un'urgenza di potenziare le infrastrutture portuali. L'Abruzzo è una regione bagnata dal mare, potrebbe essere un corridoio importante tra eh, il Tirreno e l'Adriatico, abbiamo chiesto un incontro urgente al nuovo governatore Marsilio eh, e crediamo che questa debba essere una priorità per la nostra regione. Eh, oggi il trasporto viaggia prevalentemente su gomma eh, e come sappiamo il trasporto su gomma è molto più inquinante del trasporto su rotaia. Nel 2017 la spesa regionale destinata ai trasporti ferroviari è stata pari allo 0,24% eh, e questo ci colloca tra le regioni che hanno investito meno appunto, sul eh, trasporto su ferro. Se dovessero entrare davvero in vigore queste autonomie regionali Cosa succederebbe? L'Abruzzo avrebbe ulteriormente problemi a garantire le risorse regionali da mettere nel, nelle infrastrutture. Noi dobbiamo impedire che eh, l'Italia diventi un paese a 20 velocità diverse, perché altrimenti non recupereremo mai il gap che abbiamo anche con le regioni del nord e con le regioni più sviluppate.